Assemblea annuale ordinaria 2019 per Federmanager, i temi al centro dell'appuntamento. Ma il tema fondamentale è sicuramente il proselitismo. Abbiamo visto veramente un interesse molto forte da parte dei dirigenti, dei quadri aziendali sul territorio. Al contempo l'anno è importantissimo perché c'è stato il rinnovo del contratto nazionale, quindi questa è una tematica fondamentale per noi. Tanti temi al centro dell'appuntamento, di cosa si è parlato in particolare? Si è parlato appunto del contratto nazionale perché sicuramente è un contratto di svolta, in un rapporto collaborativo con Confindustria sicuramente, e abbiamo delle forti novità anche per quanto riguarda l'aspetto sanitario, quindi la valorizzazione delle donne, temi molto molto importanti questi. Per quanto riguarda, diciamo, il riconoscimento economico, c'è stata un'apertura da parte di Confindustria, sollecitato da Federmanager. Non entro nel merito di situazioni particolari, però devo dire che, ripeto, è un'inversione di tendenza. Per quanto riguarda le donne, finalmente, assumendo una normativa che io ritengo sacrosanta, non si considera più la maternità come una malattia, cosa che sembra una banalità, ma di fatto era così. Quali sono in particolare i temi legati al suo discorso, alla sua relazione? Ma sicuramente il fatto che in un quadro economico e politico molto complesso, riuscire a trovare un'intesa, un accordo tra Federmanager e Confindustria è stato fondamentale proprio a supporto dei nostri associati e della nostra categoria. Questo per me è veramente molto molto importante. All'assemblea annuale ha partecipato anche Assidai, che cos'è? Di cosa vi occupate? Assidai è un fondo di assistenza sanitaria dedicato ai dirigenti di aziende industriali. È nato nel 1990 e oggi diamo assistenza a più di 120.000 persone su tutto il territorio nazionale. Vi state occupando in particolare di una tematica, la tematica pratica unica. Cosa significa? Beh, diciamo, noi siamo nati appunto nel 1990 con l'obiettivo di dare un'integrazione al FASI, che è il fondo, diciamo, contrattuale dei dirigenti di aziende industriali. Il nuovo rinnovo del contratto collettivo nazionale del 30 luglio ha stabilito che nell'ambito dell'assistenza sanitaria ci sia una forte collaborazione tra FASI ed Assidai. Per questo motivo è stato creato un prodotto unico di integrazione con il FASI, che è stato lanciato pochissimi giorni fa a tutto il mondo delle aziende. Quindi tutte le aziende potranno, diciamo, tramite l'integrazione FASI-Assidai, portare il livello delle prestazioni molto vicino alla totalità del richiesto, quasi al 100%. In che maniera avverrà questo concretamente? Come funzionerà? Funzionerà che le aziende potranno decidere, diciamo, di scegliere attraverso, diciamo, Assidai l'integrazione che potrà essere garantita al FASI, e quindi basterà di fatto contattarci, contattare Assidai o contattare il FASI o contattare soprattutto IWS, che è la nuova società che è stata costituita da Federmanager Confindustria con il FASI stessa, che è stata delegata per la promozione di questo prodotto. Quindi attraverso, diciamo, un'integrazione con IWS potrà essere possibile, diciamo, per le aziende dare assistenza sanitaria ai propri dirigenti fino al 100%, diciamo, del richiesto. Anche il FASI ha partecipato all'assemblea annuale. Chi siete e cosa vi occupate? Il FASI, Fondo Sanitario Confindustria Federmanager, è della tutela sanitaria riconosciuta all'interno del contratto dei dirigenti industriali. Abbiamo un'esperienza pluriquarantennale, siamo un ente bilaterale dal 1977 e abbiamo l'obiettivo di rimborsare ai dirigenti industriali il costo delle prestazioni sanitarie fruite come dirigente del loro nucleo familiare. Da sempre abbiamo cercato di mettere a disposizione della nostra platea di assistiti il miglior servizio di sanità integrativa. Partecipiamo a questa assemblea per ribadire che la sanità integrativa oggi all'interno del nostro sistema paese è una realtà, ma non vuole assolutamente andare a sostituire il servizio offerto dal Servizio Sanitario Nazionale. Il FASI è una tutela che integra il Servizio Sanitario Nazionale e quindi ci mettiamo a disposizione delle istituzioni per cercare di individuare la soluzione migliore in base alla quale questa sanità integrativa possa rafforzare la bontà del modello di assistenza sanitaria pubblica. Parliamo di Federmanager, questa assemblea annuale per fare il punto della situazione. Come Federmanager, diciamo che in quest'ultimo anno abbiamo lavorato molto e ci ha portato ad avere
a continuare questo, questo percorso di cambiamento di come noi intendiamo oggi, alla luce di quello che il Paese sta vivendo, di come deve essere interpretata la rappresentanza dei manager. Fare quindi rappresentanza ed essere rappresentanti di una categoria. Confindustria anch'essa si sta muovendo nella stessa direzione nostra, c'è quindi un binomio impresa e manager che stanno camminando assieme per poter dare assieme delle risposte al Paese. Questo percorso lo stiamo affrontando attraverso tutte le nostre, con le nostre associazioni territoriali, di cui Cuneo è parte importante e attiva e propositiva, e tutti assieme, facendo squadra e sistema, direi che ci sono delle ottime possibilità che si possa raggiungere quel livello di soddisfazione anche da parte di quelli che oggi non sono al 100% soddisfatti. Hanno partecipato anche due fondi, Assidai e Fasi, cosa ci può dire? Beh, Assidai e Fasi sono due fondi importanti all'interno del sistema federale. Abbiamo creato una società, la IWS, che dovrebbe mettere assieme e valorizzare le competenze di questi due fondi per essere inserita nel mercato della sanità integrativa in maniera più competitiva. Ecco perché il mercato oggi ci porta ad avere dare delle risposte più aderenti alle esigenze sia del mercato sia delle persone, per cui era necessario dover fare questa integrazione. Questo noi lo faremo, sono due società, sono due fondi importanti, torno a ripetere, e direi che la cosa si prospetta in maniera positiva per un futuro della categoria e per l'assistenza appunto dai nostri manager. Cosa può dare la politica a questo ambito? Ma più che dare, noi stiamo ascoltando e dobbiamo capire dai manager cosa è necessario fare per far crescere le nostre aziende. Loro lo sanno molto bene perché quasi tutti i manager sono cresciuti nelle nostre aziende. Diciamo che oggi i Fender Manager di Cuneo hanno ragazzi e persone molto preparate, molto in gamba, vediamo le aziende del Cuneese e anche quelle piemontese che stanno crescendo molto bene, quindi siamo sicuri che da loro possiamo ascoltare qualcosa. Possiamo anche imparare, perché la politica può anche imparare dai manager, perché la managerialità è molto importante, saper fare, saper costruire, saper ad ascoltare, quindi forse impariamo anche noi da loro. In questo senso, secondo lei, di cosa ha bisogno il territorio? Ma il territorio in realtà, se ha belle aziende che creano occupazione e fanno conoscere i nostri prodotti, è quello che oggi ha bisogno. Quindi abbiamo bisogno di che le aziende crescano, come dicevo prima, e che questi manager ci diano l'impulso, che soprattutto possono cambiare tra di loro le idee, quelle che possono far crescere le aziende. Sono grandi manager che hanno sviluppato idee nuove, innovative nell'ambiente, in vari settori, possono trasferirlo da altri manager, così tutte le aziende crescano, che possono crescere bene, cresce l'occupazione, cresce il nostro Piemonte. Anche CDC è presente all'assemblea annuale Federmanager? Sì, perché il CDC è presente sempre all'assemblea di Federmanager, in quanto è convenzionato con i suoi fondi sanitari integrativi, Fasi, Assidai e Fasi Open. Tra l'altro il CDC è presente in modo capillare in tutto il territorio piemontese con oltre 30 sedi, e per Federmanager siamo un punto di riferimento.